Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è il Risparmio. Oggi ho un ospite un po' particolare, d'eccezione, non tanto perché si occupa, come insomma questo canale, di finanze personali e investimenti, ma perché questa persona è riuscita da un blog di cucina, di ricette, tanti anni fa, a entrare nel mercato appunto della comunicazione online con dei grandi risultati. Tra l'altro è anche un'amica di vecchia data, saluto Teresa Balzano, benvenuta sul mio canale. Ciao Gian Pasquale, grazie mille per avermi ospitato qui. Beh, è un piacere, in realtà è un po' che ci sto provando, però tu sei ormai, vedo che sei impegnatissima, vedo tantissime storie, vedo tantissimi viaggi spesso, per cui è difficile anche prenderti. Oggi ti ho preso proprio, è tornato dalle vacanze e ti ho portato Sì, qui con infatti me. proprio mi hai beccato al volo proprio. Dalla collottola, ti più cattivi, vieni qua, una cosa ti devo Sì. chiederci. Allora, per chi non ti conoscesse, quei pochi, perché chi sta nel tuo mondo sono veramente quattro gatti, quelli che non ti conoscono, chi è Teresa Balzano, di cosa si occupa, cosa fa nella vita? Allora, grazie anche per questo momento di fama, perché il nostro mondo in realtà è enorme, per cui non so se mi conoscono proprio così tanti, però sì, non posso lamentarmi. Allora, io ho iniziato, diciamo, la mia attività aprendo un blog che si chiama Peperoni e Patate, che è un blog di ricette, 10 anni e mezzo fa. All'epoca facevo tutt'altro perché mi occupavo di comunicazione, cioè ero assunta, ero dipendente per un sito internet e ho aperto il blog più che altro per gioco. Nel tempo ho avuto la fortuna di riuscire a trasformarlo in un lavoro, quindi oggi posso dirmi, tra virgolette, blogger di professione perché poi comunque è un'attività con tante sfaccettature. Ok, 10 anni è un periodo lungo, ci vuole un po' di costanza per andare avanti in un percorso del genere, per cui non è solo diciamo, il piacere di farlo, proprio ci vuole una vera e propria passione. Sì, assolutamente. Infatti è una cosa tra l'altro che mi chiedono in tanti, proprio questa qua della costanza, del cos'è che ti spinge ad andare avanti, sicuramente è la passione. Infatti quelli che vogliono aprire un blog, tutti quanti dico fatelo se avete effettivamente un interesse, se volete solo trasformarlo in un lavoro e non avete la giusta motivazione a trainarvi, è meglio non farlo perché rischiate di fermarvi dopo 2 giorni, perché comunque è un'attività abbastanza impegnativa, che va seguita con costanza, appunto, ci vuole un po' di stabilità nel tempo. Che poi ti puoi definire imprenditrice e libera professionista, comunque la tua giornata lavorativa, rispetto a quello che si vede sui social, è una giornata molto più impegnativa di quello che effettivamente si riesce a percepire. Sì, assolutamente sì. Molti pensano che io sia praticamente, che io viva in vacanza fondamentalmente, perché poi lavorando in casa posso portarmi il lavoro ovunque. La realtà dei fatti è che quando lavori per te stesso, spesso lavori molto più che quando lavori per qualcun altro. Non c'è il canonico 9-18 orario di lavoro, ma appena apri gli occhi, prendi il telefono, inizi a guardare le mail, a controllare i social network, ed è così fin quando non si va a dormire. Per cui. Sì, sicuramente il percepito è molto diverso dalla realtà, sì. Non è tutto un gioco. Mai hai deciso di intraprendere questa avventura al di là della passione? Perché comunque, appunto, come dicevo prima, è un'attività imprenditoriale che richiede tanto tempo. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a, prima di tutto, cominciare, come dicevi tu all'inizio, per gioco, però poi a continuare per così tanto tempo, 10 anni e mezzo, appunto? Beh, diciamo che alla fine adesso continuo, nel senso che il mio lavoro non posso smettere, non posso mollarlo perché comunque è ciò che mi consente di vivere. All'inizio, fondamentalmente posso dire che questa cosa è nata da un'insoddisfazione, cioè quello che facevo non mi piaceva, non mi dava soddisfazione. Quindi ho aperto il blog più che altro per trovare un angolo mio. All'epoca, cioè, parliamo veramente di tanti anni fa, perché comunque parliamo di oltre 10 anni fa, non c'era un mondo dietro ai blog di cucina, non c'erano gli eventi, le sponsorizzazioni delle aziende, non c'erano i social network neanche. Instagram è nato in quegli anni, però tipo ancora non era utilizzato.
però il fatto che la gente mi leggeva, interagiva, come mi ha dato la spinta per studiare, per crescere, formarmi. Mm-hmm. E nel tempo questo ha fatto sì che le aziende mi notassero, ho capito che poteva esserci del potenziale per... ed è stato un passaggio molto graduale, devo dire, perché ho avuto la fortuna di continuare a lavorare anche per l'azienda per cui, da cui ero assunta, anche nella prima fase in cui lavoravo con il blog. Okay. Quindi piano piano sono riuscita a costruire una mia attività stabile. E come mai il blog e non qualcos'altro, ad esempio qualche altra attività magari un po' più reale, ecco? Ma all'epoca semplicemente io leggevo tanti blog di cucina, quindi okay. mi appassionava quello che facevano gli altri e quindi ho detto perché non farlo anch'io, ci provo, non ero capace di fotografare, non ero capace di scrivere, cioè non sapevo fare niente, ho imparato tutto da lì, cioè, se aprite il mio blog alle prime pagine del 2010, un po' di foto le ho rifatte nel tempo, però ci sono foto assolutamente terribili e anche i contenuti testuali, che piano piano anche lì sto facendo un lavoro di revisione, ma è lungo perché sono 1200 post, insomma, un bel numero. Sì, proprio si nota che non c'era qualità, era un lavoro assolutamente amatoriale. Mm-hmm. Nulla, ho aperto così semplicemente perché mi piaceva quel mondo, ho detto ci provo anche io. E il mondo del blogging secondo te è ancora vivo oppure è un po' un qualcosina che sta andando scemando via via? Allora, ha cambiato forma. Un tempo c'erano solo i blog, cioè il sito internet in cui si caricavano le ricette. Oggi il blog è semplicemente un approfondimento di ciò che accade sui social network, okay. Quindi il canale principale sono i social network, principalmente Instagram, perché comunque anche con le stories, i video, permette di fare molto di più di quello che si faceva una volta. Quindi sì, esiste il blogging, ma ha cambiato forma, è diventato molto più interattivo, richiede molta più presenza. Una volta si caricava una ricetta al giorno, una ricetta alla settimana, uno sceglieva i propri tempi ed era finita lì. Oggi devi essere costantemente presente. Pubblichi la ricetta sul blog, la devi ricondividere sui vari canali social, devi raccontarla anche a voce, devi far capire il valore di quello che fai. Ok. Cosa pensi che ti abbia aiutato in rispetto a cosa c'è secondo te di diverso nella tua persona che ti ha permesso appunto di partire da un blog 10 anni fa e appunto avere una presenza costante adesso su diversi social network, diciamo fai anche delle collaborazioni con aziende, ma magari poi ne andiamo a parlare dopo. Quali sono le differenze secondo te che ti hanno portato, le cose che ti hanno dato la spinta per riuscirci? Ma io penso che un fattore importante, a parte vabbè che lo dico sempre, anche la fortuna e il suo ruolo, mm-hmm. perché comunque io abito a Milano, è un luogo in cui c'è molto dinamismo, il web è diventato subito uno strumento per fare altro, per promuovere, per vendere, quindi anche essere a Milano ha avuto per esempio il suo scopo, però sicuramente un elemento fondamentale è stata la formazione. Mm-hmm. Nel tempo io ho cercato comunque di crescere, formarmi e migliorare la qualità del mio servizio e presentarmi sempre in maniera professionale, già dalle primissime collaborazioni. E quello penso che sia fondamentale, soprattutto in un mercato che oggi è, possiamo dire, saturo, perché c'è una quantità di blogger e influencer notevole, uh-huh. ed è fondamentale offrire contenuti di qualità, perché ancora è importante il content is the king. Sì, è vero, poi alla fine c'è chi punta tanto sulla quantità, e io che sto prevalentemente su YouTube lo vedo, magari persone che pubblicano uno, due, uh-huh. anche tre video al giorno, soprattutto alcuni YouTuber americani, però alla fine non vedi niente di concreto, mentre altre persone, anche qui italiane, piccoline, che fanno un video a settimana, lo fanno di altissima qualità, con contenuti di vero valore, poi alla fine riescono a crescere molto più velocemente. Qui è vero, il content is the king. Tu sei un'imprenditrice, una libera professionista, sei riuscita anche nel tempo ad essere magari una risparmiatrice e un'investitrice, visto che questo canale parla principalmente di finanza personale, risparmio, investimenti?
Allora, in termini di investimenti monetari, no, non sono arrivata ancora alla possibilità e comunque anche alla capacità di farlo, perché ho provato anche a informarmi, devo studiare meglio i tuoi video per partire, ottimo. Ma io sono veramente esatto. li ho guardati, ma per me veramente, cioè, sono cose assolutamente lontane dal mio pensiero, sono proprio l'antieconomia. Okay. E quindi non mi sono mai attivata in maniera concreta per investire del denaro. Sono una risparmiatrice, quello sicuramente. Okay. Anche perché essere libero professionista ti porta a essere risparmiatore, perché devi affrontare proprio la gestione economica di quello che comporta essere libero professionista, quindi le tasse, l'IVA da versare, tutte queste cose. E posso dire anche di aver imparato nel tempo a investire su me stessa, quindi investire anche in formazione su me stessa, che penso che sia l'investimento principale. Oggi non sono solo blogger, cioè il blog è una minima parte del mio lavoro, dico sempre che è più che altro la mia vetrina, perché sì, faccio delle sponsorizzazioni, lavoro con aziende che mi chiedono la ricetta per i miei canali, però principalmente creo contenuti per altri canali e mi occupo di comunicazione online per aziende del settore sempre enogastronomico, sì, che è quella poi la parte più importante del mio lavoro. E ho potuto farlo perché ho investito su me stessa. Nel tempo ho capito come potevo indirizzare la mia attività, ad esempio come passare dal blogger alla comunicazione, dal blog alla comunicazione online, e ho fatto un master in digital e social media marketing. Okay. Che comunque ha portato un po' anche quello, ha portato la svolta. Quindi quello lo considero sicuramente un investimento. Quindi so a chi affidarmi se voglio crescere di più, praticamente. Avrai un cliente nel futuro, molto probabilmente. Va bene. Questo tuo investimento in te stessa è continuo e costante, oppure, non so, fai, non so, un corso l'anno, oppure continui a formarti in maniera continua, magari mensilmente fai qualcosa? Allora, è un'attività in cui la formazione è fondamentale, deve essere, non dico costante giornaliera, però comunque costante nel tempo sì. Uh-huh. Ad esempio, per in questo momento sto cercando di studiare in maniera un po' più approfondita tutta la parte dell'advertising social, che okay, cambia in continuazione, quindi è fondamentale rimanere aggiornati. Cioè, viviamo nel web e il web è un continuo divenire. Ok. Sì, quindi comunque la concezione di imparare anche stare al passo con quelli che sono i tuoi canali di vetrina in cui ti poni al tuo pubblico, per cui anche, come dicevi tu, tipo Facebook, so che l'algoritmo cambia molto spesso, anche su YouTube l'algoritmo cambia spessissimo, qui bisogna essere sempre un po' una spanna sopra quello che il social network ti dà come servizio. Come, sì, esatto, assolutamente. Come sei andata ad evolverti, scusami, invece nel tempo? Cioè, tu sei partita col blog, per cui presumo, almeno all'inizio, un po' come per il mio blog, avevi i tuoi banner pubblicitari di Google AdSense oppure i vari banner. Adesso presumo anche tu, come sto facendo io, hai delle diverse fonti di reddito dai quali comunque cerchi di diversificare il più possibile, proprio per evitare che nel caso in cui una fonte di reddito vada a decadere, tu comunque possa avere il tuo flusso continuo di cassa. Hai tante fonti di reddito al momento? Quali sono quelle più importanti nella tua carriera, ecco, nella tua professione? Sì, allora, io con il blog non monetizzo. Ho attivato AdWords in passato, ma non ho mai voluto caricare il blog di pubblicità. Okay. Tra l'altro, da quando ho rifatto la grafica, l'ho proprio eliminato. Okay. Quindi canali di questo tipo non li utilizzo, perché non lo vedo come un canale importante per me, cioè come remunerativo così importante. Okay. Quello che ho fatto per differenziare le entrate è stato differenziare la mia attività lavorativa, un po' in parte ti ho già risposto. Io divido la mia attività in tre parti, cioè la parte da influencer, quindi quello che faccio per sponsorizzare le aziende e i prodotti attraverso i miei canali blog e social. Okay. Poi c'è la parte di creazione di contenuti, quindi le aziende mi chiedono di creare ricette con i loro prodotti per i loro canali, per libri, per riviste, siti aziendali,
ma non solo, anche redazione di articoli per canali aziendali. Okay. E poi c'è la parte di comunicazione online, in cui per lo più mi occupo di gestione di canali social, quindi faccio quello che è chiamato social media manager, oppure sviluppo progetti digital ad hoc per le aziende dedicati al mondo degli influencer. Conoscendo il mondo degli influencer, se l'azienda vuole, ha un budget da investire nel web e vuole spingere verso questi canali, realizzo progetti, seleziono gli influencer, okay, e insomma gestisco tutto quanto questo processo. Quindi c'è anche un lavoro che tra virgolette è completamente diverso da quello che potrebbe essere quello che si vede dall'esterno, perché ti si vede sempre come chi fa la ricetta, ma in realtà c'è tutto un lavoro a monte di creazione proprio di un pool, di una piscina di influencer da poi portare all'azienda, se ho capito bene. Sì. Sì, 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 esatto, che è un po' merito del fatto che io stessa sia un influencer, capire la dinamica, conoscere poi un'altra cosa importante. Io mi sono focalizzata sempre sul mondo del food, ho aumentato le mie competenze in quel settore. Se arriva da me un produttore di farina, so che la sua farina si può essere utilizzata per fare quello, è una cavolata, però la specializzazione in un settore può fare la differenza, anche perché per raccontare bene un prodotto online devi sapere di che cosa stai parlando, che è una cosa che negli ultimi anni devo dire che sta andando sempre più in quella direzione, cioè far parlare i professionisti del settore, non solo gli esperti di marketing, di social media marketing. Anche perché proprio con te si può dire metti le mani in pasta, per cui sai effettivamente come funziona un determinato prodotto. Sì. Tu vedo che sei molto attiva, sì, su Instagram. Sì, esatto. È vero? Tu vedo che sei molto attiva, sì, su Instagram, ma su YouTube hai un piccolissimo canale, però non lo utilizzi tanto, lo utilizzi poco. Come mai non hai mai sviluppato invece il canale YouTube? Un po' per incompetenza, perché negli anni, tra le tante cose da studiare, la realizzazione dei video è rimasta un po' indietro e ho imparato, devo dire, solo nell'ultimo anno e mezzo a costruire bene un video, cioè arrivare a un livello di soddisfazione, okay, piena tra il girato e il montato, e quindi è un canale che è rimasto sempre in disparte. Mm-hmm. Non essendo mai, cioè non avendo mai avuto una particolare richiesta di video anche da parte dei clienti, è rimasto un po' più, okay, depilato. A qualcosa, per la serie, a qualcosa bisogna pur rinunciare, perché c'è un sacco di materiale su cui lavorare. Anche perché hai solo 24 ore in una giornata e di più non, sì, è, esatto, non ne puoi usare. Sì. E per girare un video tu lo sai bene che ci vuole del tempo. Io personalmente, per particolari video che sono un po' più complessi, ci posso mettere fra girato, montato, editato e tutto quanto fra le 8 e le 12 ore, mentre per video, ecco, un po' più, già, quelli che spari semplicemente alla camera in cui esprimi una tua opinione, magari la mezz'oretta, i 40 minuti per registrare, l'oretta fra il montaggio e il rendering, però effettivamente, sì, quando fai, tipo quando faccio video recensioni per dei broker online, devo registrare magari la camera del telefonino, la camera che mi guarda a me, lo schermo, poi montare tutto in sincrono, quelle 8-10 ore partono tutte. Qui è un lavoretto. E invece per quanto riguarda progetti futuri, hai qualcosa in cantiere, qualche chicca in anteprima che stai sviluppando? Guarda, allora, di progetti speciali così, cioè novità particolari, no, semplicemente sto cercando di acquisire nuovi clienti per la parte di comunicazione online, quindi crescere sempre su quell'ambito, okay, quindi questa è la parte più importante di questo periodo. E Instagram quanti iscritti hai adesso? Perché l'ultima volta che ti ho guardato erano pochi, perché io avevo l'altro canale prima, invece adesso credo che sia proprio esploso il tuo canale Instagram. Ma sono 10.000 e qualcosa, okay, non è tanto grande il mio canale. E invece per quanto riguarda gli accessi al giorno sul tuo blog, sono diminuiti rispetto a quando è nato, cioè 10 anni fa, perché la gente guarda meno la parte scritta, oppure c'è sempre quella nicchia di persone che va a guardare il blog? No, c'è sempre una nicchia di persona che lo guarda. Devo dire che è rimasto costante nel tempo. Okay. Diciamo che l'aspettativa di 10 anni fa
pensando a come sarebbe il tuo blog tra 10 anni, dici, se oggi ho 100 visualizzazioni, tra 10 anni ne avrò 1000 visualizzazioni, invece è rimasto costante nel tempo, questo perché proprio è cambiato la modalità di fruizione, quindi la gente passa dai social, viene a vedere se sui social se trova quello che gli interessa, e se gli interessa va sul blog. Per dirti, gli accessi principali del blog attualmente arrivano da Pinterest. Okay. Giusto per farti capire l'importanza dei social. Sì. Quindi in pratica si è passati da una fruizione di un qualcosa che era, se posso definire, più rilassato, a un qualcosa che deve essere tutto e subito. Ci vuole il video veloce che spieghi nel minimo tempo possibile quello che bisogna fare. Più o meno è quello che è l'impressione che ho io. Sì, esatto. Tutto e subito, sì. Tu sei ligio nella tua routine giornaliera, ti organizzi, oppure, diciamo, a parte sapere che hai qualcosa da fare quel giorno, poi la vivi alla giornata? Per esempio, ci sono alcuni professionisti che si alzano sempre alla stessa ora, hanno sempre la stessa routine mattutina e così via, oppure vivi un po' così alla giornata? Allora, io cerco di essere abbastanza organizzata, cioè ho la sveglia puntata tutte le mattine alla stessa ora, ma devo dire che poi non sono poi così ligia, perché sono alla sveglia e capita spesso che la stacchi perché non ce la faccio, oppure di rimanere attaccata al cellulare, tipo sono alla sveglia, prendo il telefono e rimango attaccata al telefono per un'ora a fare cose, a lavorare, però sempre lì nel letto. Okay. Quindi cerco di avere la mia routine, ho una pianificazione giornaliera. Devo dire che io sono molto molto organizzata, di mio intendo essere molto organizzata a rispettare le scadenze, vado nel panico se non riesco a rispettare le scadenze, per cui sono abbastanza ligia. Però non è come dire vado dalle 9 alle 18 in ufficio, so che alle 9 devo essere di ufficio e quindi ho tutto scadenzato alla perfezione. Okay. C'è un po' più di libertà. Anche perché poi con i clienti non si può mai sapere quello che succede durante la giornata, quindi puoi essere organizzato quanto vuoi, ma le variabili sono molteplici. Ti tieni un materassino di tempo fra due incontri, ad esempio, proprio per evitare queste problematiche? Sì, anche perché gli incontri possono essere ben più lunghi di quanto si pianifica. Ok. Sì. E secondo te, cosa ti ha aiutato della tua personalità a raggiungere questi obiettivi? Secondo te ci sono doti particolari che una persona che intraprende questo tipo di attività deve avere, oppure con l'esperienza lo possono fare tutti? Ma penso che con l'esperienza lo possono assolutamente fare tutti. Sicuramente bisogna essere un minimo organizzati per poter gestire un lavoro da libero professionista. Una difficoltà di tanti, ad esempio, è lavorare in casa. Molti non riescono a lavorare in casa e perdono tempo e arrivano a fine giornata senza aver concluso molto. Quindi sicuramente è importante riuscire a saper gestire il proprio tempo e organizzare il proprio lavoro. E poi un'altra variabile che non c'entra però con la mia professione nello specifico, ma sull'essere imprenditori, liberi professionisti, è quella anche di saper gestire l'imprevedibilità sia del lavoro che a livello economico, visto che parliamo di investimento e risparmio. Sì. Bisogna entrare nell'ottica che non c'è lo stipendio a fine mese. Emetti la fattura. In Italia tendenzialmente la scadenza principale è a 90 giorni fine mese, che tra l'altro sarebbe anche controlegge, perché la legge dice che i liberi professionisti dovrebbero essere pagati a 60 giorni data fattura, ma non accade, nessuno rispetta questa legge. Quindi anche saper gestire quello, l'imprevedibilità dei pagamenti, organizzarsi perché non è detto che tutti paghino nei tempi e prevedere che c'è qualcuno che magari devi sollecitarlo anche un anno dopo. Quindi avere anche quella capacità lì senza andare fuori di testa. Se uno si lascia prendere allo stress per questo è finita poi. È finita, sì. Hai trovato difficoltoso all'inizio lavorare da casa, perché citavi appunto, tu tra l'altro hai una distrazione che scodinzola per casa, per cui sì. È difficile, insomma, concentrarsi.
No, devo dire che è bravissimo, lo scodinzolino di casa è bravissimo, che adesso mentre dico questo è qui che mugugna, esatto. Ho detto solo questo, ecco, vabbè. No, è molto bravo rispetto ai tempi, devo dire che è anche un aiuto a uscire di casa, perché tutte le mattine io so che mi devo alzare, preparare e portarlo fuori, quello è un altro incentivo a rispettare i tempi, perché okay. Ovviamente se lui deve fare i bisognini non puoi alzarti a mezzogiorno, e comunque portarti fuori di casa, perché altrimenti uno rischia di vivere davanti a un computer. Esatto. Anche perché poi diventa alla fine diventa semplicemente lavorare in ufficio ma da casa, non è più quello che per cui stai cercando veramente di realizzare le tue cose. No, infatti, sì. Diventa quasi una gabbia che una passione poi. Sì, è vero. Comunque no, non ho mai avuto difficoltà a lavorare da casa, anzi devo dire che da quando ho lasciato l'ufficio io sono proprio rinata da questo punto di vista, perché non sono fatta per lavorare in ufficio, personalmente proprio mi sentivo legata, cioè la mia felicità attuale è il fatto di poter essere libera, muovermi, portarmi il computer ovunque. Magari uno lavora fino a mezzanotte, però lavori per te stesso, lo fai con i tuoi tempi, i tuoi ritmi, nei tuoi spazi e fai soprattutto le cose che ti piacciono. Sì. E anche perché poi anch'io, per esempio, quando ho cominciato, adesso sto facendo i due lavori, quello in ufficio e questo qui, sto cercando di portare il più possibile il tempo qui, però all'inizio notavo anch'io che ti mettevi a scrivere magari il video che dovevi registrare, poi su 10 minuti, 9 minuti guardavi il telefonino, 1 minuto guardavi fuori dalla finestra e alla fine dicevi ma perché non ho finito? Quando adesso, dopo un anno, riesco a produrre 3 video a settimana, 2 articoli sul blog a settimana e molte volte lo riesco a fare in un giorno e mezzo, per cui molto probabilmente è anche come dire, entrare nell'ottica di stai lavorando e non sto gicchicchiando un po' su un social. È vero, sicuramente sì. E anche tu hai disturbatori, perché sia quello che scodinzola che quello umano. Quello umano di disturbatori. In alcune live del giovedì sera lo sentono, infatti quando vedo i commenti in diretta dicono se Pasquale riesce a dormire stanotte con quel Satana che urla. Perché ormai l'ho etichettato o il piccolo Satana oppure Godzilla, perché il suono che faceva da neonato urlava in maniera oscena. Adesso è più tranquillo, basta che lo fai mangiare, lo fai dormire come ero io quando ero piccolo e sta a posto. E sta tranquillo, bene. Prima di chiudere, ci sono consigli che tu, come persona che da 10 anni e mezzo è un blogger, vorresti dare a chi magari si vuole approcciare a questo mondo, anche solo per passione, non per mestiere, ma quali sono dei consigli che potresti dare a una persona, una neofita, un neofita che si approccia a questo mondo? Allora, innanzitutto quello che ti ho detto prima, cioè di farlo per passione principalmente, perché comunque nel momento in cui si inizia si nota subito, basta una settimana su un blog per capire che è un impegno più grande di quello che ci si aspetta all'inizio. Seconda cosa, viverlo un po' con leggerezza, non farsi prendere dalle aspettative. Tante persone mi scrivono per chiedermi come hai fatto a trasformare il blog in lavoro, che percorso hai seguito, non c'è una chiave, non esiste una regola, non è vai a scuola, fai il liceo, poi vai all'università e trovi il posto di lavoro, no, non c'è un percorso da seguire, quindi divertirsi, se proprio uno spera di trasformarlo in lavoro, formarsi, studiare, cercare di capire cosa vuole il suo utente, trovare il proprio target, la propria nicchia, perché il mondo del web è pieno ormai di persone che fanno cose e quindi capire su cosa si eccelle e riuscire a comunicarlo ai propri utenti. E anche perché è una cosa, ormai è un mondo saturo e se non si trova la propria nicchia di riferimento, poi si parte già. In parte ci sono altre centinaia di persone che fanno la stessa cosa, bisogna definirsi in maniera univoca, molto probabilmente. E poi, come dicevi all'inizio, tanta formazione, però fatta dopo che hai capito che è veramente la cosa che fa per te, che sia veramente la tua passione. Va bene. È vero. Grazie mille di essere stata ospite qui con me. Tra l'altro, io e te non ci vediamo da anni, da quando io vivevo a Milano, per cui è stato un piacere di vederti per la prima volta, diciamo, in video. Poi ci vediamo, davvero? Mi ritrasferirò in Italia sicuramente di persona, così i due cani si possono incontrare sì, e litigare.
Quanti anni ha adesso? Adesso ne ha 14 e già comincia ad avere i primi acciacchi, poverino. Prende 3-4 pillole al giorno per il cuore, per cui insomma... Però è sempre attivo, non si ferma Bravo mai. Bravo Kraffen. Sì. Il piccolo Kraffen, chiamato appunto come una ricetta, che a Crotone si potrebbe chiamare la graffa, più o meno è simile, no? Va bene, allora, grazie ancora di essere stato qui con noi. Grazie a te, grazie mille a te davvero. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso. Mi raccomando, visto che Teresa ha un piccolo canale YouTube, magari lo svilupperà in futuro, per chi fosse interessato la può seguire su Instagram. Qual è il tuo nome Instagram? Mi trovano come Teresa Balzano e l'account è Teripep, che sarebbe l'iniziale di peperoni e patate. Peperoni e patate, oppure sul blog che è www.peperoniepatate.com. Com, sì. Esatto, e lì per chi volesse anche cucinare qualcosina di molto sfizioso, io l'ho utilizzata per fare un paio di ricette e per far imparare a mia moglie due ricette calabresi, per cui funziona tutto. Anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, per favore, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo. Anche per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!